più debole viene di fatto preso in pinza. Sì. E in più sembra quasi... Sembra un po' circondata. Sì. Ok. Allora, questo vuol dire, se non hai un attacco contro questo gruppo, vuol dire che non è debole. Però avevate detto medio, non debole. Se fossimo stati in qualcosa del genere, allora avrei detto anch'io medio, perché il gioco qui adesso questo sembra tanto debole quanto questo. Per cui meglio vuol dire che giocandoci non debolisco, no? Ma la situazione non è quella. E se anche gioco qui, sì, è chiaramente un pochino più debole perché ha perso una delle due estensioni. Cioè, non così tanto debole da essere considerato debole, per l'appunto. Cioè, se anche nero gioca di nuovo qui, è comunque nero che sta peggio. Per cui io comunque lo darei come gioco fortino. Abbiamo poi il gruppo nell'angolo bianco, che è forte. Esatto, sicuramente più di questo. E poi c'è questa estensione, è lunga, lunga e alta. Ok. Così come alta era anche questa di Leo. Però la differenza è che questa ne avevamo le parti. Perché giocando da questa parte, il bianco può connettere qua o tagliare via qua. Se taglia così... Non sa così. Nero può tentare di scappare. Se invece taglia sopra, però nero collega. Cioè, se io fossi nero cercherei di giocare così. Sì. Perché se gioco qui, a quel punto sto cedendo tutto questo pezzo di tavola bianco. E se fossi nero cercherei piuttosto di attaccarlo di qua, di tagliarlo di qui. In questo modo ho metà e metà, più o meno. Va bene, allora, abbiamo visto che i gruppi veramente deboli non ce ne sono, però, diciamo, in futuro magari su questo ci potremmo fare un pensierino, e a questa stiamo già pensando come andare a staccarla. Ok. Il primo punto era gruppi deboli, miei o del mio avversario. Se non ce ne sono, o non li abbiamo comunque individuati, dobbiamo pensare a quali siano le estensioni territoriali, cioè dov'è che si può giocare per andare a fare i punti. Quali potrebbero essere? Mossa nero o bianco? Tocca nero. Beh, nero gioca e fa dei punti oppure li toglie a bianco. Questa o questa, non sono tanti, però. Beh, nel senso, se uno deve guardarla sulla scala di tutta la partita, chiaramente cioè, bianco è in una zona di superiorità su una zona di territorio in questo momento più superiore a quella di nero. Allora, nero ha comunque questa zona, no? Che però è abbastanza controbilanciata da bianco a questo. Ok. Però d'altra parte. Bianco insiste su questa porzione di territorio che non è così, come dire, così insaccata come quella di nero, cioè nero è un pochino più aperto, un po' meno. Quindi se io fossi nero cercherei con la prossima mossa o di estendermi in questa direzione, quindi ribilanciare la situazione, oppure... Quello che devo evitare è una mossa, direi che probabilmente un'estensione di bianco in questa zona o in questa zona diventa piuttosto pericolosa. Perché a questo punto faccio veramente fatica a giocare dentro. Direi, io se fossi bianco farei una mossa del genere.
E questa mossa io vorrei cercare di prevenirla, perché a questo punto mi trovo lì, lo trovo abbastanza in difficoltà. E quindi io sarei tentato di dire: io propenderei per attaccare qua, come prossima mossa. Per la cronaca, le estensioni territoriali per Nero, per fare i punti, sarebbero che so, questa molto piccola, questa piccola anche lei, anche se però entrambe vanno ad attaccare questo. E poi c'è questa, che probabilmente è la mossa più grossa a due punti, perché a questa può corrispondere questa di bianco. Che, insomma, le passano di mano un po' più rispetto a questa. Però effettivamente, sì, questi diciamo sono punti reali, no? Ma questo era un gruppo che non stava male, per cui è una e questo non sta male lo stesso, neppure questo, per cui è un po' una mossa grossa ma gote. È un sione locale. Esatto, ed è un po' presto per fare questo genere di mosse. Per cui, se non abbiamo gruppi deboli, non abbiamo estensioni territoriali da fare o da prevenire, dobbiamo andare sul terzo punto. Che quello se c'è un muoio, quindi tanti punti in futuro per o per Nero o per Bianco. Allora, qui Nero può costruire un muoio proprio oppure deve preoccuparsi di evitare che ne faccia uno Bianco? Ma propenderei per la seconda. Cioè io devo evitare che Bianco si assicuri questa forza che faccia tutta questa cosa. Esatto, ma oltre ad avere questo. Certo. Questo va fatto solo se pensiamo che il muoio di Bianco sia più grosso di quello che può costruire Nero. Uno può fare tutte e due le cose. Perché se per esempio Nero giocasse ad esempio qua, espanderebbe questa zona, però diciamo che con una mossa da queste parti, magari pensa che Bianco possa fare qualcosa. Se è così, chiaro che non gli conviene lo scambio, ma gli conviene andare a impedire che Bianco faccia il suo muoio. Se invece pensa che questa sia più grossa di una mossa che fa Bianco là, allora gli conviene evitare di espandere il proprio. Ci sono fondamentalmente due modi di entrare in un muoio. Uno è ridurre e l'altro è invadere. Allora, ridurre vuol dire che si sta un pochino alti e si cerca di fare in modo che l'avversario giochi sotto di noi, che so. Questa, per questa, è una riduzione. Non dico che sia quello che va giocato, ma giusto per far vedere. Piuttosto che questo, per questo è una riduzione. Se tu Bianco, essendo forte lì, gioca qua a separare e attacca. Mentre questa, per esempio, è un'invasione. Le invasioni si fanno per quando è possibile separare in due l'avversario e creargli almeno un gruppo debole. Perché questa comunque è debole. Quella che va a invadere è debole. Punto. Definizione. Perché sta saltando oltre le linee che se non riesce a crearne almeno un gruppo uno debole è un bersaglio. Ora, questa sì, forse può essere un po' debolina, però diciamo che dopo che è saltata, piuttosto che è steso lì per tenerlo ben separato, ho come l'impressione che sia più debole di Bianco. Per cui forse non è il caso di andare a fare invasioni, così come anche ad esempio venire da queste parti. Qua a contatto. Quindi le volte si gioca a contatto per provare a stabilizzarsi. Però potrebbe non essere il caso di andare a invadere. Supponiamo di voler fare una riduzione. Dove si può fare? Qui per esempio.
qui perché ha giocato molto alto. Induzione è giochi più alto. Sì. Allora, se riesco, cioè, sì, se gioco qui lo invado. Se riesco a fare una riduzione, che poi mi dà la possibilità magari di fare un'invasione, cioè di trasformarla in un'invasione successivamente, riesco a fare un po' tutte e due le cose. Mi spiego. Il nostro bersaglio è questo principalmente, no? Su questo ci siamo come essere tutti d'accordo. Allora, se vado a ridurre in qualche modo così, sicuramente poi non è... questo potrebbe essere un... ora non so, questo impedisce che nero si faccia una paglia qui, per esempio. Nero di solito gira così, piuttosto che bianco spinge ancora, se nero viene qui, di nuovo c'è una cosa del genere, piuttosto che anche che bianco sale, ma anche così, insomma, cioè, dipende. Ci sono tante possibilità. Però, diciamo, nessuno di questi casi sembra che mi possa trasformare in invasione. Cioè, sembra essere un gruppo che scappa più che altro, perché questa è sicuramente solo una riduzione, ma non ha creato dei gruppi particolarmente deboli. E vabbè, con delle pietre qui, con qui posso fare. Però poi non invado. Però diciamo che l'invasione vera è questa, no? Se bianco viene lì, nero poi può salire, però di nuovo magari per cui, ma se voglio poi andare a dare fastidio a questa pietra, però forse fare qualcosa che guardi più di là. Cosa potrei fare? Supponiamo che... supponiamo che giochi... qui. Ok, quello è più normale in cui andare a, a invadere un moio, quindi diciamo un po' a ridurlo che invadere. Bianco sostanzialmente può difendere o da questa parte o da questa. Sì. Non necessariamente alto, però insomma questa è l'idea. Se bianco viene qui, la mossa normale per nero è questa. Ah, è così. Se bianco viene di qui, si può pensare di venire di qui. Ci sono tante variazioni su queste cose, quindi sto anche provando. Però se su questa bianco farà questi punti, ma qui poi sparisce qualcosa, possibilmente bianco deve... Queste due si trovano pensate. Beh, insomma, oddio, se anche nero dovesse giocare qui, non è che stanno poi così male su queste, non è un problema. Bisogna anche vedere se nero conviene fare una cosa del genere piuttosto che scappare via in qualche modo. Oddio, io se fossi stato bianco avrei giocato di nuovo. Ok. Se bianco invece gioca di qui, sì. La mossa come ti dicevo è questa. Una sequenza piuttosto normale è questa qui. Sono qui. Così bianco si trova fregato. Esatto. E tra l'altro le pietre importanti per nero sono questa e questa, che sono quelle. Guardano di qui, queste tre eventualmente le si possono lasciare, per esempio se bianco dovesse tagliare, lascio. Se vuole anche questa, gliela dai, di qui, non so. E così nero sta bene, sta molto bene. Sta catturando delle pietre, ma servono quattro pietre per ogni pietra che mi cattura. E poi magari ne aggiunge solo una, però non mi prende perché si aiutano l'una con l'altra, ma due pietre più una li dai.